idea nuova, organizzare delle associazioni per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale dell'ambiente. E ringraziare per ciò la Presidenta dell'Università della Terza Età, Marisa Castellini, per la cortesia e la spirito di collaborazione che la mostra usandola a disposizione. E avete creato questa sala per tre motivi. Perché il pubblico è un pubblico attento, perché architettonicamente è quasi un teatro, e perché della UTE l'usato per compartire l'idea dei servizi culturali pubblici pensati per far crescere culturalmente le persone. La nuova commedia che presentiamo a voi è di Guido Sari, e te come titolo Martì Pérez. Ma davanti dei momenti che ha persone che arrivano a trovare un po' di difficoltà a comprendere la commedia, devi dare una petita spiegazione all'italiano. Perciò, da questo momento, parlerò in italiano. La commedia è ambientata nel Settecento e ci parla, attraverso le testimonianze frammentarie di due processi, del caso di un liutaio imbalsamatore accusato di aver ucciso la moglie e di averne imbalsamato il corpo. Si tratta di Martì Pérez, appunto, protagonista della vicenda. Possiamo dire che la trama è tutta qui. La deriviamo dalle testimonianze dell'accusa e della difesa. Testimonianze che sono contraddittorie, perché di volta in volta derivano dalle dichiarazioni di chi amava o di chi odiava Martì Pérez, per cui il personaggio viene presentato ora come uomo d'animo buono e generoso, o come poeta e musico di delicato sentire, ora come assassino sadico o adultero violento. Il significato della commedia però non è vincolato alla trama, sarebbe un gran ghignolo e non lo è. Vuole invece farci andare oltre la trama e ci spinge a riflettere sulla difficoltà di conoscere la verità, sulla difficoltà di formulare giudizi rispettosi della verità. I processi istruiti dal Tribunale Civile e da quello dell'Inquisizione tenteranno inutilmente di far luce sulla vicenda, e il lavoro dei due tribunali appare quasi come un simbolo del tentativo della ragione umana di scoprire la verità. Adesso si unirà un altro tentativo, anch'esso fallimentare, che tuttavia trascende la ragione, rappresentato dalla seduta spiritica. La verità però si rivelerà indecifrabile. Il colpo di scena finale, con la rivelazione del carteggio tra Martì, il protagonista, e la sua amante, forniscono certo nuovi elementi affinché anche il pubblico possa farsi la sua opinione sui fatti, ma non elimina i dubbi. La verità ci appare infatti frantumata in mille facce e apparenze, in un relativismo etico che sembra nascere dal desiderio di adattarla ai nostri bisogni, di modificarla in base ai nostri desideri. E questo è, in sostanza, il significato della commedia. Ora, agli attori del teatro De Venus, il compito di dar voce al testo.
Io non so se a voi altri può interessare questa storia, la che vi presenta a voi. A verità, noi siamo una storia a un'inizio e una fine, come si spera che sia una storia. E come se fosse un frammento di una storia più ampia, non so se siete pregunta, però non vi do una risposta. Vi presenta varietà diverse, senza che nessuna di queste sia la che si accomodita a definire la verità. Mi sposa la resonanza della stastella del Musalichi, che talmente costruì Musalichi. Però su dentro queste stastelle sono contraddittorie. Non posso pensare anche delle difficoltà verbali, verità oggettiva. E certamente è preferita che prima vos presenti lo spese, perché lo triangolo, poi ha creato un fusio. Sarei sintetico, durante una mia rassegna storica, ho trovato un manoscritto del Settecento. A rese sessionale trovavo un manoscritto, però è sessionale perché è stato il contenuto, allora che il manoscritto non vivo. E anche questo vi aveva tante partiture musicali e una canzone. Perciò immediatamente mi ha suscitato interesse. Le musiche provavano una sensibilità preromantica e la canzone un'incredibile modernità. La cosa
presenta luce testimoni con Barbara e Ciamorna, che parece un odio profondo contro Martì. E non lo dico per capitare la simpatia del pubblico, sino per convidarlo a stare aperta, perché succede che questi testimoni sono tanto ansiosi e non sta niente da ci ingannare delle apparenze. Si vorremmo arrivare a un giudizio che puoi accostarsi alla verità. Ascoltami. Sì, come è l'ambra dell'accusato? È Zambalza Marò? È l'unico trovare che puoi fare tra tamas cadaveri, ubriscossus, dasburialus, usalis in paglia, ti devi aggrarare. Voi sapete, pensai, che ubri cadaveri si aggrarare. Tanini, gran familiarità, per cui ne sarà tanto fondamento. Siamo liberi! Io non tenevo nessuna familiarità da Maele. Dica gli occhi tu ci dievani di un. E che dievano tu? Che gli aggrarava tenere la smancia brutta del sangue. Perciò? Che non gli avvia differenza entro alla manipolazione dei cadaveri. E? In fe che una panzona dimanghesse un cadavere. A questas sono supposizioni vostre. Non è affinzata nessuna prova che la moglie sia stata matata. No, ciò è sicuro, è stata matata. Ma perché la sei tan sicura? Lo sé, è stata matata. Nel manoscritto, sapete che Rosario non dona nessun credimento sopra la sicurezza della sua affermazione. Forse, il motivo, tu volete deduire della sparata di un testimone della difesa. Rosa Belgrano. Tozzi di Evan che abbia mandato la moglie qualche un anno, mezzo manco un anno, da spres della morte della moglie, una che per sette smolz aveva contatto d'aver contattati la spiriti di Nuria Puntalada, la moglie dell'accusato, e che a questa aveva ravalato che era stata matata. Io però noi e Cragut non crediamo a queste cose. E chi è a questa che ha presentato la nostra? Ah, ciò non sé, lo diceva la gente. Però nessuno ha fatto mai il suo nome. Una cosa come questa. Amore di posizione. E perciò è migliore fingere di non sapere il mondo. No, è verità. Io non conosco questa persona, non credo a queste cose e soprattutto non la fa. E non dici che l'accusata ha matato la moglie. Non da mani a chi sa che Matti Perez ha matato la moglie. Allora è difficile di sapere la certezza, è una professione, l'ufficio di Martì. Perché alcuni si dicono che era ambassadore, altri che era luthier. Va strumenti musicali. E a questo ultimo fissi mi preso messo in forma che l'idea che mi ha soffetto delle espresse che dice la sua musica e i suoi poemi. Un suo amico, Ramon, non la conosceva lo cognome, ha scelto aggiungere durante il processo. Martì lavorava come luthier, era un artesano molto capace. Sapeva creare strumenti che tenevano un suo perfetta. E posava una gran passione al suo empleo e toccava le fiori come un angelo e a me sapeva scrivere musica che mi incantavano, che incantavano tutti chi l'ascoltavano, t'entravano al rinzio del cuore. Ed io aveva scrivere musica e cantava a me. Credi che la Nuria a casa Mael qualche una canzone vi ha fatto innamorare. Io ero amico di Martì, però non dica ciò perché gli era amico. Sino qualche martiera è una persona fatta sci, sensibile e buona. Sì, un uomo buono, una persona generosa. Mai avrei potuto fare ciò che Dio che ha fatto. La deposizione del Ramon, però, è declarata non valida. Perché, precisamente, quando Ramon diceva... Martì stimava la moglie, mai avrei fatto del male. Tu parlasi sci perché Martì Perez aveva fatto parlare la moglie di... Ma veramente, e ora perciò tu, per un deputato di conoscenza, con la fede. Passano a sensibile a Martì Perez. De via credo a Dionizio, che è venuto a sezionare a cadavere. O lo dico che paglia, o fermo esperimenti per mantenere la candela, come se fossi viva. Dio smantilas,
Martino ha lavorato mai come un balsamaro. A questo era l'ampreo del para. E mai ha fatto esperimenti a Mosca d'Avers. E si è voluto difendere, spiamorte la verità. Sì, ma fate lavorare mai la sua bottega, però non difendi per ciò. La smattia, la stati da petto. Io mi attesi e visto un braccio, che aveva balsamato il Martino. E che a distanza di mesi era ancora attraente. Come un braccio vivo, era un braccio di donna. E si avvantava di che la sua capacità. Io ho conosciuto Martino. E pochi dire che questa è una invenzione. Lo para balsamava. E era il padre che si vantava di sapere conservare l'apparenza della vita a un po' smorto. Però... Il Martino si vantava di mantenere per anni, come se fosse vivo, un po' smorto, grazie al suo segreto del balsamare. Lo cose a lui, quando anni non mate, era ancora 30 da sprendonare. Calunias, solamente calunias. Forse a questo vostro testimonis, dal massi, venite, fai caura la deposizione della moglie. Famiglia celebrata che le ultime due deposizioni hanno invalidato la testimonianza di lui, che risulta massa di qua, per la sicce di lì, deputigi un amico. No, asparau! Non pensavo che Ramon oggi voluto difendere lo suo amico, amagante verità che potrebbe pregiudicarlo. Io sé, so sicura che ha detto la verità, ma che agli occhi ha detto coincide già ma gli occhi io sé di Martì. Non ha nessun motivo personale che mi spinge a difendere Martì, però come cristiana non potrebbe entrare all'igresia e cumbragarmi, sia da cagliesi o di chiesa vosaltros agli occhi sé di Martì. Lo bras de donna morta, del quale han parlato, non è esistito mai. Era una ma demonica che lo para aveva balsamato per fare un esperimento per poter mumificare le spalle spalzonas. E le spalzonas erano tutte di categoria alta, bisbas, gente nobla, generals. Lo para tenia una clientela di qualità e era orgoglioso del suo lavoro. Però era lo traballo del para, non di Martì. E ma diva che a quel traballo non gli aggradava. Sì, di tanto in tanto gli donava una giunta al para, però non gli aggradava un balsamà. Diva che era una trista, patetica, grossera imitazione della vera. Che se savoria imitare la vera, satania di ferlo in una maniera mestra finale. Lasciò e lo feva la musica. Nottania rivalsa a che scamp. Era un uomo di gran sensibilità, di sentimenti delicati, bello. Sì, è detto bello, sì, però vorrei dire una bella persona, una bellissima anima. Trovaremo ancora la declarazione sulla verosa del grado, che ascolteremo da espresso. Però alla valente che non sdio sopra la figura dell'artì, sopra gli omicidi, gli documenti, gli manoscritti che tenemmo alla smana. Ningun non vi spotti di un'informazione sopra gli omicidi, mese esatto della che vi spucchi di un'aglio, non la fia lunga. Ma ti pensi che l'infelza Mangudi va a matare la moglie e la va a tenere a casa per un anno prima che fossi da scoperti. E quando la chiesa è stata da scoperti, hanno visto che la donna tenia il costretto come se fossi viva. L'hanno trovata, salvata la caria. Pensava che fossi viva, che non raspungessi perché era non mi scala. No, l'aveva morta egli, perché la gifetti non sé. Però sé che è una creatura infernale. Non la matava egli, la stimava massa. È smolta di improvviso, perché il sapote morì di improvviso. La malattia che colpisce senza un altro avviso. Tambi la madre di Martì è morta di questa maniera. Perché parla di omicidi? A me di questa parola gli ha solo odi contro Martì, da sicci dei feli mani. Morta d'improvviso? E perché sarà tanto una casa morta? Solamente per pagare omicidi? No, perché costava massa gli ugnarci ad ella. No, per fare esperimenti. A che demoni fare esperimenti? Non gli ha nessuna prova. Noi
provas. Tu sabes che io provas, che è una gran prova. No, io era, aquella non era una prova. Nella prova della quale parlano i dosi personaggi, ma dentro l'altro una testimonianza multilara. Però aquella referenza alla prova ha traito il risale. Esa stata la causa della sua ruina. La scrisse di inutili sentenze di una gara, Rosario te d'ammiti che aveva organizzato una sessione a spiritista. Ha messo il giudice all'obbligo a dire a tutti gli sponsor e partecipanti e a contare dettagliatamente a ciò che era successo alla sessione a spiritista. Sabella Scicca, in realtà, Alena Pujols, interrogava lo spirito e che era in presenza altros, altras sis personas. Entre las cuales también Ramón y Rosa. Shhh. Se lleva un silencio. Firma las manos con pasión. Shhh. No parleu y recordamos de nuevo Mora. Con gran trans, pudré hacer preguntas al espíritu. No. Seu massa. A spirit di lui a portalata, e siamo a tu che volevi parlare. Ah, che volevo? Che volevo di me? Sei tu la spirit di lui a... Rasponi a chi ti ha tanta confianza di parlare con gli altri. Il mio nome era Nuria, ma vaci casavo molto giovane. Ama Marti Pérez y el vaci estima fins que vaci vibra. Ah, Nuria, también cuando tu nos has deixado, eras muy jove y certamente has sofrido deixando aquel mundo. Va a ser un gran duro abandonar a ti sin poderlo ayudar. Travata un problema de cual si no sabe la librarse. Pero, ¿qué ha causado la tua morte? Non può chi rispondere a questa domanda. Io voglio che io morisse a Giova, non vuole che io ora vos parli come vos parlavo quando era a casa la morte. Quando mi via il mondo, e tenia un posto. Ora, alla che svostro mondo, alla che svostro tensi, non può catturare, ma io parlavo a vos altri come se ancora il compartisse. Cattura la somministà. Perché la stessi perché la stessi Martì? Quando ci conosce Martì, io tenia le settanze. Peccasse mi via alla girata del carré, alla cantonara che gli ha desprese il convento, va a stupare mamma e cara cara. Io non va su libro. Lo va a celebrare si desprese, sempre per casualità. E mi va a dire, un tal dolce assopora al cor m'ave. Per la improvvisa vostra visione, a Tradasic, a voi, pensando se campo di una disillusione. Ma va conquistando così come questa, ama la sua canzone. E a quest'oma, te va procurata a vero? Sempre l'amore è stato legato al tuo alla mia vita. Per me, mi sa sempre sci. Lo sturos mi sgranz, ma lo svantunare lo che stimava di me, o lo che moria da non stimare di me. Un dia però stava procurando una sgranata. Cara dia, da dia il sotto, tiene del pedra, cara dia il pugnale della gelosia, ma faiva il corpo profondamente, ma tu sciagava la sola scomparì, come a sferenze che non pugnetta si dirà, e lo sopra. Studiava nel suo laboratorio. Però un dia, il tuo ultimo dia, a che pareva stella. Era l'estivo, che paese il calza del fel fin sarà fine. E smalgante, di come sparava. Chi era Alena Pujols, la persona che interrogava lo spirito? Una cortesana, amica del Rosario, alla quale Rosario aveva le scarpe al manco 5 volte alla settimana. La stessa.
testimonianza, concorda l'altra Farì, che mentre lo spirito si allungava, la vena gli domandava con forza di un altapre, si mattia su un assassino. Però non ha tenuto la risposta. Donc, la vena aveva la spregunta, e lo spirito parlava che bocca di regali, il medium era ella. E sia il posterior processo per bruceria, tutti gli che abbiamo partecipato alle evocazioni della spirite e sono condannati appena degli Eus, come Elena, Ramon, Rosa, Rosali, condannata a 5 anni di Frasò e 50 corsi di Fuet. No, non agare mai che si è passata in modo, non vorrà nagare, perché crede che a queste su un dote di lei. Le fette sempre una finalità ci buona, per giurare la gente, per conoscere la verità. Non è Gesù Cristo che mi dice di seguire la verità. Io, per amore della verità, da una smolza che mi giuri a conoscerla. Ma la smolza non è una maniera per fare vera e concreta la comunione dei santi. Perché mi condannava? Aveva voluto fare giustizia? Aveva voluto trovare la verità? Sapete che mi ha dato una prova mignone innocente? Ma pareggio un atto meritorio, ma per che mi potete ringraziare, perché vi ho indicato l'assassino. Marti Perez ha matato la moglie e gli amatescia. Sì, e gli amatescia la moglie morta, la fete comprenda. Quanta dite che il calza che ha tanguti de vera era me smalganti del che sa sparava. Lo studio Slaist, che fino a quel momento teneva un dubbio sopra la culpabilità del Martini, illustre dell'Inquisizione, cambia l'idea e decidesce a mettere arrestare l'accusato. Allora il Martini, per prudenza, si allunga alla gran pressa del suo paese. Fuggì Denit, come un larva. Fuggì praniti solo un trozzo di pa e poca moneta. La che ancora ti resta in casa, da spresche per mese di un mese, nessuno ha voluto trovare. Palché una calunnia infame ti ha pinta come un mostro al zulce delle stesse concittadanze. È un'esperienza che mai abbia creduto di fede. Da spresche della moglie Mamilè e viviti come un fono, in trance, e travagliati meccanicamente, e mangiati solo qualche buona spalzona con la rosa, ma un privano prato. Treti del Rosa e del Ramone, tutti gli altri lentamente si sono allignati e hanno cominciato a mirare una cosa tagliessi la lepre. Malgrado ciò, in aquelli primi giorni lo comprendiamo. Però, alla fine di tanta oscurità, di nuvoli, vanno arrivati stronzi. Dio che è assassinato Mamilè. Lo giudice ha prestato fede alla sparata di quella broscia isterica che va organizzare una sessione spiritista per parlare la moglie. Per sapere si viola via matare. E gli era tra me l'Elena. Io non sapevo che era amica di Rosario. Esastare mesa amica d'Elia che mia. A ciò dell'Elena è stato un colpo. Non era indifferente all'Elena. E credeva che io non era solo della sua esperienza. E traiti molto svagare la moglie a Malelena. Però non era traizione. Io la stimava Nuria, non l'ho mai traita malanima. Elena era una distrazione, ma calmava e in di mezzo era gelosa. Non mi tormentava per un momento una scena da sorda. Mentre saltava l'informazione sopra la pescassa, è giunto, per casualità, il risultato di una ricerca fatta da una studiosa di criminologia e di antropologia culturale, Patricia Vidal Kelsberg, che portava nuove informazioni sopra questa nostra storia. È trovato alla collezione privata dei manoscritti del Settecento del Neo Adam Tern, alcuni forse, che fevano riferimento al caso di un ambassador, del nome Martí Pérez, accusato di omicidio. Ma da spaltate curiosità, gli è passata di ferma un breve studio. Soprattutto per conoscere le costumi e la mentalità del pianeta. Lucas, per il Matesh, è di quelli che suscitano interesse, pare la tradizione.
genere nega. Si tratta di un marito che mata la moglie e che per evitare problemi sembra la giustizia del terzo, decidesse da balsamare e di lasciarla in casa come se fosse viva. Solamente a spese di un anno sarà trascudente il condannato. Tania adesso ha una balsamarola eccellente, sì, e il costo della morta, quando fu trovato, era ancora morto, molto come se fosse di una persona viva. Alla chiesciata, Dio e il conse testimonis, era insuperabile. Era anche bicchiere, musica e poeta. Però, a giudicare dei giurisi che adorano i contemporanei e delle poche che resta, a questo ambiti, devia essere decididamente mediocre, inferiore, molto inferiore a snivelse che aveva conseguito come ambalsamarò. I lumi auras sono la testimonianza che vi presente di schiera. Sabia ambalsamò a cosso sanziere son pasca e cosso, pese in bramans, camas, brassos, che conservava morbidesa, di maniera che si uno stuccava un dì, non ti lasciava il sagnato. Sariamo fussato, i da spesa la carta andavano ormai, come a finì. Tambi teneva la bottiglia di bicchieri, i travagliava del sole, ama poca clientela e scarsa capacità. Io avevo visto in casa del Malù una donna si cura una carriera, ambalsamata in una maniera che pareva viva. La sprese saputo che era la moglie che l'abbia ammattata e ambalsamata. E se era mediocre come artista, come uomo, era certamente un fracasso. Ascoltavo anche altre declarazioni. Si era casata con una giovane che sapeva nulla. La va a violentare, quanto ella teneva 15 anni. I penno essere annunziati nella smoggia del convento, onde vivia la giova. La va a casare da spese poca mesi. Tutti Luca Re sapeva che la faceva soffrire, che la trattava male. Nubia se la mantava sempre, che da spese del matrimonio soffriva appena che mai aveva immaginato. Da spese che va a la moglie. Tutti siamo pensati di che l'abbiamo matata io, o meglio, a ciò l'hanno visto un anno spesso, perché per me è un anno. Sa sono ramanazzi, perché non gli hanno uscito a messa? Perché stava sempre a casa? E la vedete che era pagnata e lo puoi invece. No, non la dita a me, la dita altri, che da spesso la dita a me. Si sono sicuro che l'assassinata è. Sì, ma sono sicuro, era una persona strana, lo donava confianza a me. Sembra tancata che il suo laboratorio teneva poca mezza. Alla nostra taverna, De Galbrano, non l'avevi mai vista. Mentre a tutti di una che Marti Pese è smonissita, solamente una persona tutta la città, la Rosa del Giallo, continua a dire che non è serve, che è innocente, non è solo tipo donna che ha trasdenato la moglie. Fins a tutte la Rosa si sta facendo una fama di generosità, di bontà, però io già sapevo che lo da fini. Ella era l'amica del padre di Martì e l'andarono anche a casa come cugnera quando morì la madre di Martì. Il padre non solo per accudire sino anche al suo libro. Rosa però ha accusato l'usanza da un del figlio, Martì, che era giovane e predevira, non come un padre, era malattissimo. Ella cambia cuore e se è smuriva, lo figlio Martì, aveva potuto cacciarlo da casa e saltasse a una camuna in cui era. Perciò si adunava che fea mai. E feva l'usus d'ossus. Quando Nuria appuntalava sa va a casa a Marti Perez, la Rosa apparasceva fuori de salvelle. Antrasa non t'ha mellito del film, perché gli ha fuori stato un gioco di creaturas? Bia se sentiva sicura e diventava la dueña della casa.
Perciò, quando arriva la notizia che Mattia gli ha violentato la mignonna, ieri obbligata a casarla, sa vada a sparare. Dimmi che anche lì ha una cara del demoniale a già firmare, non tangerà di manco il senso di parire, alla che sta casa. Ah sì, vorrei sapere se conosceva Mattia. Sì, l'ho conosciuto. Ed è stato un mio amico, occasionale. Ah, io sono comportato sempre correttamente. Ah, che mi scorrettano lì per la mia amistà. Che a te per scorretta? Che te fai? Hai gli occhi una droga lì? O meglio, tante amiche, non te le pretendo, non te le amanate che sono violenti. Che Dios, che Matti Perez non era un violento? O che ha matato la moglie e che del suo cosmo ha fatto una mugnica? E di che non era violenta ma lì, no, che normalmente non posso violenti. Provocare? Una creatura innocente come Nuria? Poria provocarlo? Oh, le fa sempre a sera sorridere. Era già rosa del tutto. E la scuriva? Ah, io non so, non credo che la scuriva. E tu come fai a sapere che la scuriva? Oh, perché volte a parlare. Ah, parlavo. Creiva che fosse altra cosa, sto tu dos. Ma non si scriveva, non quanto che sono vulgarità. Vulgarità? Però quanti mandamanavas? Quanti mandamanavas? Quanti mandamanavas aggiunto per fare tanto un trauma di Perez? Perché lo dico chiaramente, quanti mandamanavas si sapeva se il filtro sta morto? Io non ho fatto mai a queste cose. Oh, certamente, mi aspetti più io. Io non ho il problema, so di creare anche un certo periodo. Ma come guardava che era morata qui? Quasi non aveva pena per la migliore turmentata. Da quel trozzo di brera coltivata l'oggi del convento. Sì, Nuria, è un trozzo di brera, tu sei un trozzo di... La degenerazione dei dialoghi è anche una sua zona, che la studiosa non presenta un grande ricchezza delle dettagli, che io ho pensato dubiti. Ha saputo certamente un motore di grande emotività e contribuisce ad una cosa di culo a questo sforzo personaggio. Però non aggiunge a Feliù sopra queste storie. Tu non aggiudissi la cronica di Saverio sopra l'altra attività di Martì, sopra la sua musica e i suoi poemi. Giudissi che la studiosa non sdona accreditante l'opinione dei contemporanei. Però chi sono questi contemporanei? La impressione è che la studiosa Vidal non ci trovate né musica né poema di Martì e che la sua unica sponsa sia la parola di un tal Bernardo Planes, perché alla nota è l'unica che è la cita per la produzione letteraria e musicale di Martì Perez. Una vagara a Taverna del Galbran, un'amica vi ha puntato un poema di Martì Perez. L'aveva puntato perché lungo leggeva la sua giova. E desiderava sentire prima lo giudizio del Zamiz. Però quando si comincia a leggere il primo verso, tutta questa cosa arriva, che era una scimpreria, che lo poema di Martin Perez era come la sua musica, traeva il gusto di bevra e trasformava lo via vinagra. Non è già arrivata a fine del poema, che rieva e ti chiriava, che accabesse di leggere e che accabesse di pressa. Non tanto credo che il nostro figlio si delude, difenda la qualità della musica della Perez. L'interesse per questa attività è secondario, è già stato la stimolo per cominciare la ricerca, però pensiamo che la tua musica, la tua produzione poetica, tiene una grande importanza perché conosce un aspetto della sua personalità che il documento dell'archivio non può ignorare. Pensiamo che si denunciasse per donare un giudizio messo completo sopra il personaggio. E per ciò mi presentiamo le ulteriori declarazioni sull'altro lo spastinone. Alcune negative, come la che presenta la Patrizia Vidal, però altre decididamente positive. La musica di Martì Perez. Volevo dei miei giudizi sopra che tipo di musica. Io non sono musico, non sono nome di lettere, però forse è meglio che sia di un buon sentito comune.
La musica di Martin Perez ma pregio sua, nota di Juarez, come che fosse la musica di un uomo di un altro planeta o di un altro tempo, non mi pareva spontanea. Non sapò, ni cantai ni sbagliato. In piassù, a che c'è musica? A che musica? Scritta le canzoni. Canzoni che canta solo lei. A Cirino, a Giorgi, Fuste, al Giugia, che lo interrogava. Però usando una lettera, con Nuria, entra la tanta scorsa, parla della musica del Martì. Quando ancora mi era casata, Martì, cara Vestra, s'accostava al convento mio via in una via di viti di partita. E mi cantava la sua canzone. La smongia se riente, ma Dio anche fuori stato un buon marito per me. La stessa che mi sono casata, Martì, in molta sua gara, mi aveva sentire la sua musica la sua nuova canzone. Quella canzone era espressamente dedicata a chi le confessa che mamma straieva. Era la prima spina della gelosia. Raccolti soprattutto una delle canzoni che Martina va a cantare attorno a un viaggio di quasi un mese che aveva fatto per molti se travato. Non mi dite mai in che consistia che travato mi oliva ci assisti massa per un contrariato. Sapete, aquella palabra era dedicada a mí, me fijo en gran voz. Entra la deposizione, si affetta al primo processo e a quella stessa volta.
qua intervenne l'Inquisizione. Ascoltava questa testimonianza del Sabone processo. Quando l'avevo vista, viva per l'ultima volta, lui è puttanato. Era lunes del marzo, ma parecchio al terreno. Ma la raccolta che la faccia salutare, la faccia notare che padaceva di sopra dell'età che è famiglia. Esattamente, 12 mesi da spesso, la faccia sapere che l'abbiamo ancora morta in casa. E che era già morta di un anno. E voi, quando la paura che l'ultima pagata? Era lunes del marzo, e la faccia vera aveva lo svizzero. Come era Lufias? Sì, era... Egli stava a Lufias? Sì, era Andrea de Svirras. Pareceva ammirare la gente del Carrello. Però non sapeva, stava immobile. Come? Come voleva dire che stava immobile? L'avevo fissata con intenzione. Io sono carnissimo. In Maltia mi ha comprato la mia bottega. Cal che però non mi aveva pagato. Ni l'uma testia, ni dia da spesso. E per ciò passante a custare la sua casa, i valienti la moglie vede lo Svirras, e pensare che pure andrà e da manar che mi pagasse un debito. Se stava alla finestra, correre lo Svirras, che è la matrice cosa, avevo visto anche che si era ritirato. E se l'avevo vista al mese viva, al mese di maggio, vuol dire che a neanche mese era ancora viva. Non l'hai vista mentre si ritirava. E visto ciò che d'improvviso va a s'attancare la scrutina. E se ho entrato in quella casa per farmi spagare il debito? No, non sono entrato perché tenia affari importanti. E non volevo perdere tempo. Però avevo osservato lungamente la finestra. Tanti avevo riconosciuto la persona che era Andrea de Svirras. Io non ho detto che la osservava lungamente. Passava a costati della casa e notati la finestra e da spesso attaccati la scultina. Tutto ciò mentre stavo camminando. Donzi, per un momento aveva avuto il desiderio di farmi spagare. Però, per la presa avevo deciso di non entrare in casa. Esatto. Sì. E perché al primo processo avevo visto che sono entrata in casa e che avevo visto una donna ambalsamata, sagura una carina, che faceva viva? Certamente, ma sono confuso, ma sono stressato male. Donna, mi avete usato che ha visto la donna ambalsamata prima che in quella casa entrasse un uomo sanguinario del tribunale? No, non è da sci, io la faccio vivere. A ciò vuol dire che sei entrata a casa del Martì prima che entrasse la giustizia. Esattamente. Però, risulta del primo processo, che voi non tenete una relazione di amicizia a mamma Martì Pérez. Perché sei andata in casa di Uribu Feus Ambalsamà Caio Animale? No, io sono nato perché Martì Pérez sta a vivere. Io volevo comprare una viola d'amore. La volevo comprare, malgrado che come lo chiede Martì Pérez da questa poca clientela e a scarsa capacità. E sì, che avevo declarato il primo ucciso. Non vi sono interessato a comprare una viola d'amore di buona qualità? No, sono andata alla bottega di Pérez perché sì che quanti non sapesse a dominare la sua irascibilità, quanti non vedo, sapete a me travagliare, a me ha creato io la strumenti migliore. Bene, però sempre avevo declarato che la taverna dei Galbrani non l'ho visti mai nessuno. Bevo in casa sua, in Sambriaga. E qua Sambriaga è violento. Non Sambriaga di vino. Però sostanze che il Matti strappava, con fio, che a Galbrano non è svanduti mai, perché non gli aggrada la gente, non ti amici, non sappi conservare l'amistà. Donc, siamo entrati in un solo laboratorio,
e a te spresa a casa? No, solo a lavorare. E come avete potuto bere la moglie che stava in casa? Perché ha una porta di comunicazione che non era perfettamente tancata, il quale Martino adunava la da spalla. Mentre sveva Ulda, ferma veglia la viola, io ho spiata a Rins dell'aposento, io ho visto la moglie ambalsamare, sagura un'arcaria. Come potevo filmare che era ambalsamare? Perché a stessa della donna gli aveva un braccio femminile e una cama d'uomo ambalsamare. Perciò ho pensato che anche la moglie teneva di essere ambalsamare. Non so male a star senza gusto e trenta accustati trossi del costo su manza balsamazza. E voi, sapete che Martì Perez s'adunava più lento quando paieva? Sì, e sentami che non paieva lì. Era mistura che preparava io. Era come se fosse drogas. Ma che la casa forse sapeva preparare la pozione un'amica strana. Cambia la nera, la rosa, che non solo sapeva tutti i profumi, sino per le valenze. Gli aveva insegnato il padre di Martì, però egli usava il proprio talento naturale. Sapeva ferme malassine che curavano i valenze micidiali. Un dia mi aveva una valle per la torsa. Solo un po' di polso da sciare accostato le sturazze e da spesso un dia a sfumarsi una vera ratonzi morsi. Per una settimana stasera aveva rapito e gettato ratonzi morsi. A questo le posizioni coincidesse a ma che gli ha detto Simone Tantelino. Tambè voi credevo che Marti Perez ha matato la moglie perché era un violino. Sì, però non solo perché era violenta, sino perché voleva la librazza d'ella. Oh, io non so come si chiesava a matare la moglie, però puoi immaginare che ha mancato parecchio. Perché se l'avesse matata dalla moglie, lo dottore, a viaggio da tribunale, avrebbe andato scoperto. Oh, vorrei mancare che io non tengo nessun motivo di contro Marti Perez. A differenza di Fustetti, essi lo odiava perché era innamorato di Nuria e ha giurato odio eterno all'uomo che stava casato. Oh, è sveglietato, non vuol dire mentire, se non fa omissione. Fustetti odia profondamente Marti Perez e credo che lo considerabbia un assassino anche se raggiungesse innocente. Donna, quella studiosa, la causa dell'omicidio è l'utilizzo della imbrazza della moglie che poteva vivere a mamma, in avanti fuori a lei. Il vivo perché in una lettera, che conoscete anche voi d'altro, lui assaiamenta che il marito la traisce da Malena. Credi che Martì, ma che Malena, la cortesana, a ieri, quando io le finiva una donna pubblica, la da fanzare una passione. Io a me, già qualcosa, li faccio sentire l'amore del profumo d'Elena, li faccio dire, il ritmo alla spostica che il profumo produce la rosa, che il bene amici ha svitato. Ne può ti replicare, perché lo svitato che la rosa la sta per i profumi, e che lo svegli. Elena, fora la mano Martì, deu uno sguardo, Chiesas, Elena, la che a Mariusari va a organizzare la sessione spiritista per accusare Martì di omicidi? Per dire alla gente di declarare che Martì era un violento. Aquella Elena che comparteggia a Mariusari l'idea proprio che Martì sia un assassino sadico. E aquella Elena fora l'amante Martì. Ah, Nuria è stata molto ingegna, ma molto simpla a essere giarosa da Elena. Un uomo come Martì mai avrebbe potuto stimare Elena, la cortesana, l'amica di quella bruscia di Rosari.
Martì anava la Alena, perché Nuria, molta svagaras, era insupportabile, già rosa finza la follia, incapace di trovare interesse per il trabal del marito, incapace di apprezzare un'arte. La falta di documentazione non va a fare di accettare o da bugiare a questa affermazione della studiosa. Personalmente, mi risulta difficile credere che questa personaggia è un nome simile. Però, quando è meglio che non stia alcune atti aggiunte al secondo processo? Grazie a questi atti, sapete che anche Ramon, a un certo punto, fuggì. Certamente, anche le indagazioni sulle nostre tribunali, effettuate sopra i nostri testimoni, avevano scoperto che Ramon era una legge che Martì aveva accolto in casa e al quale aveva donato proprio il travaglio. Dalla relazione sull'agenzia dell'Inquisizione sapeva che Ramon si posa in contatto con Martì e che ha chiesto di donare diverse. Se non affermasse che la sguardia del tribunale trova uno stallo o già di 2 mesi di via Ramon, e anche una partita bossa di moneta. La bossa era del tipo del pelle serpente che Martì feva a un laboratorio del padre. Non può andare a stare Ramon, perché a questa partita del duemio dello stallo fuggì. Però deduce che Martì aveva pagato la complicità di Ramon. Nosaltro, da alcuni frammenti del diario di Martì, pure era costruito sufficiente credibilità allora che su sette entrate sui 12 personaggi. E se stati l'uffici del mio bar a città un'ombra premesso sopra egli e da spresa molti meno. Però tutti si fuori raduita da sconfianza, a una ostilità italiana, al che faltava motivo che la giustificasse, se Rosari non mi aveva studiato ma tanta forza. A nostra istanza del mio matrimonio, Rosario sembrava non interessarsi a nosaltri. In realtà, mi osservava e mi spiava. Che spesso, quando Nuria va a morire, al 6 ore si è stasastranata. E sa chiesa motivo, a quel motivo che soprattutto ella voleva dire che sapeva di lui, che Nuria era sua figlia. Sa figlia? Sì. Rosario la via tamura quando sono venuti. I pedali di brassa la fa accusare alla porta del convento. La smoggia sconsassa, ha sciacato Nuria. Però una degli aveva visto la donna che venite aveva usato una sistemia accostata del portale principale e che da spresa aver toccato la campanella si aveva fuggito dalla chiesa. La varra conosce a parte gli anni, leggermente melodicante. Precisamente come Rosario, che la monja conosceva bene. La monja era parente di Mombara. E Mombara mi ha raccontato per me che non fuggisse. Ah, erano sommescrate a me le parole che la spiriti di Nuria ha pronunciato. Faccio partecipare alla sessione spiritista, perché credeva che fosse una commedia per accusarla a usurci di partecipanze e che la medium, Rosario, sa volgessi vendicare ad una maniera grossera e voria da smascarare chi gli ha farsa. Però l'avevo che parlare non era di Rosario e mi aveva anche al freddo tutta la svolta che pensi. Era la di Nuria e non va a fare nessuna accusazione solsa gli amantati abbia sofferto fin sempre quando era nato. Se Rosario era la madre di Nuria e si prendeva la morte della figlia, ma prima di che mai avesse contro la partita, alla sola, l'odio che ha dimostra per il suo fondamento. Però, senti per la conoscenza, che è difficile credere che questo nostro ambassadore, autore delle canzoni, i poemi, pensi dei sentimenti e armonia, può essere un assassino. Sì, è un assassino. Una sosagura, se è un assassino. La matara è un uomo infernale. Ma questa è la verità. Ninguno è la verità che migliore di me. A
Ma tanto una prova migliore non sei. Che essi non omicida? Tolz sa anche su un assassino. Ma cosa potesse un uomo a chi passava la Sniz a fare addosso il cadavere? Era un balsamare un assassino. E su caso di delitto di omicidi, per le prove, perché per la terrenza non dubita. Non sto con me, si fa la gra, e sono omicida. Perché non sta rende da cantare della volta per la supplicazione? E non sa mantenere prospettive diverse per analizzare casus che sono carico dell'alba e sono omicida. Un uomo di vento, un uomo di idiota, un uomo che ti trova la soddisfazione se sono anzi cadaveri e alla morte mercenari. Non lo inganna un po' attraverso di due scansoni si prena dei sentimenti falsi. E su un assassino sadico e violento. Ammartati, ammalsamati la moglie. Era una persona strana, non donava confianza a nessuno, sempre attancata, mentre il suo lavoratore era un violento. So sa lui che ha mattato la nuvia. Per approfondire la conoscenza del Cassio, i talenti delle mense, per giudicare la figura di Martì, che un momento pareva clara e un momento da stress vaga di carragara de sospittas, e ha scritto una lettera alla studiosa Vidal e Risperdus. Ma questa è la risposta. Benvolguti collega, risponca ma tra ieri al dubitas che mi ha presentata la sua lettera sopra un episodio di omicidi del secolo di vite, oggetta di un mio rassenta studi e che risuscita tanta curiosità. Però, malgrado l'appassionata difesa che usted fa del personaggio, credo che dopo che ha firmato massa intesa, grazie alle prove irrefutabili che trovate all'arcino di famiglia, che Martí Pérez ha ammattato la moglie. La fette perché si era cansata di lei, e perché era stimolata da sbrazzo della sua Maddalena. Non puremo assolutamente equivocarnos. E per carità, non mi assisti Pirandello. Non comparte speranze a io che mi scrivo sopra la verità. Esa dir che non esiste una verità oggettiva, che esiste un diverso verità, tanta squadra so la persona che la donna ha testimonianza e che per tante, a che carattere soggettivo della verità, non deuria fe prudenza al momento di giudicare un personaggio del quale non scemo il poco. Riconosci la difficoltà di arrivare alla coscienza della verità. Però, anche scarso, non te che dubitas. La verità è una sola. Non sto ben davanti di un assassino. Pur in Dio ora si vorremmo spiegare i suggesti che Martí Pérez ha matato la moglie per passione. Perché ha stimato un'altra, però assassis e assassin resta. Miri, tamin fin si tolte una declarazione d'un testimone che non fonda che ci pensi e che te un valore di prova definitiva. Es la declarazione di Jordi Fusté, che un tense era stata amica d'infanzia del Martí, che da spreste motivi del paritazzo e falsonanza, probabilmente questioni delle donne, sei una amica. Tuttavia, che Jordi Fusté affirma, anche la sua declarazione, dell'aspetto della verità, dell'unica verità che porta a spiegare e tutte le cose, che porta Jung a tutta questa storia. E non credo assolutamente, al contrario di voi, che sia un testimone tendenzioso. Molto cordialmente, Patrizia Vidal Kensler. E conosciuti Martí Pérez quando era tutt'uno di giovane, i pochi di ora, senza por, che nessuno volte la contraria, che a Martí gli aggradava la donna. E va a Nia, molto amanti, ma per quando è a casa. Per comunicare a suas amantes, senza cercare sospitas,
amparava le sue canzoni. Passava a custare a casa o di via amica dei momenti e cantava a trosso della sua canzone. In alcuni casi, us versi, poi quando una tamera indicazione precisa sopra di e gli occhi del conveniamo rosso. Ah, ma risulta che la moglie va a morire per un corpo al corpo, di un atto di un bisturì, o di quelli che sampran al laboratorio del balsamazio del Pérez. E la risposta era studiosa, che non raccontava una prova, la declarazione del sospetto. E in effetti era un'amica dei praieri amagati. Nasa ci dita provas, subite, ma suscita la sconfianza. La spesa di un mese la vita non inviata questa lettera. Benvolgute collega. Già che con espè, vantaresche te, perché scansa tanto intrigante di Marti Pérez. I sono davvero ben coscienti della difficoltà, o migliore, della impossibilità di un prilas di alcunas profondas che condenna la biografia del nostro personaggio a un limus nebulosus ian savors, nebulosus ian savors, e passate di comunicargli la mia ultima scoperta, che crec apporta una prova definitiva, indiscutibile, la mia satisfattoria spiegazione del sex, e che la stica convinsiva gli donerà angoccia, come storiatore, che potrà arricchire coppe lo propri sconoscenze. I forzis, un'amica de disillusione, come una, che resta incantata per i misteri del personaggio. Un fluido del salon processo, che può dirgli, grazie a sua maturamente, che senza por de trai la mia laicità, può che definir miraculos. Io, la confessione di Marti Pérez, la chiesto stara, la condenna alla forca. Aquel delicato poeta, con fosse sovente la definita la sua scalta, ravela tutte il suo anno de genas sì, a che c'è la confessione. Io, Marti Pérez, de mia volontà, per trasfugliarmi la coscienza, in opera che, obbligati dalla tortura, confesso che matate ma morì, non mi ha portato e il dia 20 d'aprile del 1773. Le matara a un momento di confusione mentale, provocata per una discussione lenta. Senza che lo volesse, le fitte a cabra, il cliente, appiccata ma il capo del pavimento, e se sta smagliare. Quando era preso il servizio, gli è donato un varè, ma scratta all'acqua, e gli è offerto di egli che la fuori giurare a sarà prenda le spette. E io l'ha bavuto d'unica gruppata. Lo varè ha compiuto i suoi fissi, a un pozzo sapozzo, a sci, e smolta la nuria portalata. Feudemi, lo che credo, messios. Supposto che a macchia prova di studia, accada il meu e il solo caval della selva sopra a che scas tanto appassionato. A ma cordialità, Patrizia Vidal, che ne so. A questa testimonianza, aveva trancato la bocca. E posate la parola qui alla storia, sì, e cazzo, alcuni pensi da espresso, non avesse di gente la notizia che la commissione esaminatora della nostra università aveva la scoperta ed annunziato pubblicamente che Patrizia Vidal Kempfer, per insieme a cattedra di storia della criminologia, aveva presentato alla matrice commissione un montone di documenti manipolati, soprattutto aquello che non sono archivi privati, e alcuni, fin si tutto, lo sapeva ammontarsi. Perciò nessuno può escludere che anche aquello che relativo a Martì, non si è stata manipolata per fare interessante un caso e donare prestigi al curriculum della studiosa.
Per questo motivo, tutti i nostri dubbi restano senza soluzione. E le lettere che vi presento ora, che Martì ha scritto alla donna che veramente stimava, vos confirma sopra la difficoltà di arrivare a un giudizio sicuro, quando la verità si sbussina in una miriade d'aspetti, in una molteplicità di caras che non purema da condurre a unità. Senza di giugno del 1776, a stimare Rosa, da spresche si spaltiva, al dia matesi, che tambe Ramon Batanile fuggì, va ci pensare la sua sparata tan generosa. Generosa son sempre, qualche tu sei stata sempre generosa, mamma. E tambe a questa volta has intentato alleggerire, ma non mi senti di colpa. Al suicidio di Nuria, però, e smetteva da confessarlo, noi siamo suicidi. In realtà, io sono responsabile della sua morte. Non fu arrivare al punto di follia in che si arrivava se io fossi stato di sincero a lei. Però non faccio trovare mai lo coraggio di dirgli che io stimava tu, che non era possibile che io potessi continuare a vivere meglio, che passa su lì che le cose scambiano, che l'amore, come la stanno curata, sta quando c'è gli occhi un'altra stagione. Quando faccio trovare la fede, tu sei ammassatato. Raccordo solo che la discussione va a essere terribile. Non raccordo che va su sei, raccordo solo che faccio lasciare la camera depressa e che hai mai da espresso. Egli è in terra, morta. Lui da zici di conservarmi al corso, fu il mio saluto. Lutto, salirò, vieni qui, Martino. 21 di giugno del 1776. Astimati Martì, la nit non rompa insatti che sua stara io a mostrare a Nuria la zampuglietta de Varè e a esplicare il contributo. L'udia della vostra discussione, Nuria, non tanguti de fatica molto per trubare gli occhi sai cava, perché io li abbia insegnati tutti molto bene. Però a che smeura ammordimento e s'appassurata un pal per feti che prima che arrivessi la sguardia del tribunale sono asciscita a tremola la scama e sbrasso Zambalsamaz e lascia solo una madre monica. Perché non pensessi che in quei laboratori sapeva molti esperimenti sopra le cose smolte. A ciò è l'unica cosa de bo che pugo ti fe. L'uto para era morto de poca samanas e aurian attribuita tu tutti gli esperimenti di imbalsamazione. Da spres della declarazione se dei giorni fuste, han salcati di cagnan lasciati del bisturì. Però, non avendo trovato res, han cravuto portù, prendam alla spinzas, tambe las altas declarazioni. Alla zoras, han commansata di che fumatara notti di tanto un pugnale, si non fare. E han dirigita non zè las indagazioni contra me. La tua sadirora e amica Rosa. 28 di giugno del 1776. A stimare Rosa, mi spassa il tempo, in me si torna anguiroso con la cosa. Come se una parte di nosaltres volesse invitare una sconcia. Avevo contato a Ramon che Rosaria era la madre di Nuria. Ora non so se faccia dirlo perché si cercava di trovare una motivazione all'odio che Rosario sentiva per me, o se di questa maniera volesse adunare sospetta contro me della persona della quale si voleva conservare la stima. Ma credo, se da dire che non so, messa la sconfinza tra la mentira e la verità, entra la realtà e la sicce. E dico una mentira per difendere la verità, o le dita per amagarla come un vulgarissimo antirete, come aquelle personas che mantesciano a sci contro spina, che tengono la coscienza come un cuccio servil che accetta tutta la svoluntà senza capirsi di lui. La verità per me, quando parlava Maramon, o premi ancora quando vaci fuggire del mio paese, e da che tania le dimostrare la mia innocenza, e tania le difensarla a me contro eventuali dubitas.
che tenia di salvarmi da una tempesta che io non avevo voluto. La verità tra le differenze è che la luglia smonta il glione causato la sua morte. Lutò salvi lui a me, Martino. 3 de Juliol del 1776. Astimati Martì, quando era giovane mi immaginava il mondo come avrei voluto che fosse. Per aquest costume de construirmos una realità che non esiste e che vive solo in nous altros, e continuate, credenti che l'unica verità è la che fugge in nous altros. E tambeara che non so mes la giova che sumiava e che desiderava, senza che io vulghi, ma costruite la spalzona di un'immagine che forse non corrisponde alla realtà. Sembra che sappia chi conosce che è la realtà. E ugualmente fa quando si tratta della relazione si ama la spalzona, del affettas. So io che auria ad affermare, si tanghese sforza di volontà, che m'attacchi la luna, poiché la vaieva come una rivale, no come un'altra donna capace di sentimenti e emozioni. Già non può affermare che non li va ci va a salvare alla tassa, se mi vagare, va ci pensare che anche il valè puria cambiare la mia via, e se li va ci accusa molto, molto a proprio della sua smanza. Lo mio delitto è di non aver visto la realtà, d'aver visto solamente e che mi sembrava opportuna, che sta venuto delitto. Ni aver mai avuto un dito per impedire che le cose andassero in sagonzi i nostri desideri. Ni mai aver posato i limiti ai nostri desideri. Sagonza che l'idea della realtà della quale ha una santina conseguenza. Però gli ha anche un'altra colpa, ancora più grave, la di aver modificato la realtà, modificata finsi tutta la nostra coscienza, con tu ben sas, poiché sol d'unari un altro aspetta, puria essa rassettabla. A mai contata amor, tua salvir ora, mia amica Rosa. Si voleva pure provare una risposta, se è possibile.